oggi vi ho portato in visita una centrale idroelettrica. L'altra volta avevamo visto con un mulino funzionante ad acqua come si poteva produrre il grano, tutto, quindi energia dall'acqua. Adesso l'energia dall'acqua per produrre elettricità. Questa è una centrale idroelettrica, come saprete. Vi presento la centrale idroelettrica di Ferrera di Varese, un paese in provincia di Varese in Italia. Energia pulita. Quindi come produrre energia pulita grazie alla forza dell'acqua, la forza motrice dell'acqua, la forza energetica dell'acqua, energia pulita. Qui a Ferrera di Varese, un paese poco più a nord della città di Varese, si produce energia alternativa, diciamo così, perché l'energia è veramente pulita, con la sola forza motrice dell'acqua. Questa è la diga, una diga incastonata in un ambiente naturale di estrema bellezza, zona di fattorie, zona di natura. Oggi è il 21 novembre 2012, una bella giornata di sole, chiaramente ho il cappello perché non è che faccia proprio molto caldo, quindi questo è uno dei vari impianti, ma non il principale. Il principale è giù verso la cascata, quindi in questo momento, cioè, non è tutto a vista, chiaramente. Questa è la società, niente, che gestisce l'impianto. Bene, bene che così le cose vanno sempre avanti. E adesso vi faccio vedere un po' un'altra panoramica dell'impianto. Qui si produce elettricità, appunto, con la sola forza dell'acqua. Ponticello, non è il principale. Gli impianti. E sotto anche una bella cascata. Naturalmente la videocamera ben ancorata al mio polso, alla mia mano, altrimenti se mi cade di sotto non la recupero più. E poi naturalmente, quindi, da una parte viene già l'energia, l'elettricità, e si collega e va attraverso, viaggia, si allaccia alla rete nazionale con questo passaggio, questo filone dell'elettricità, e poi ce n'è anche un altro qui. Bene, oggi è 21 novembre 2012, da Gennaro Gelmini, vi saluto da Ferrera di Varese, un luogo sublime. Quindi tutto in sintonia alla fin fine con l'ambiente, perché è gestito tutto nel migliore dei modi. Ecco, produrre elettricità in una maniera consona.
Guardate l'acqua, quanto è trasparente. Eppure di là ci sono le chiuse. Molto bello. Ci sono dei particolari giochi d'acqua, cose da fotografia, molto belle, da vincitori di premi. Giochi nell'acqua, col sole nell'acqua, un cancelletto. E poi la parte anche superiore, dove poi vedete l'acqua viene anche convogliata. E quindi viene prodotta elettricità anche dall'altra parte di là, per questo sentiamo poco rumore elettrico. Da Gennaro Gelmini, oggi 21 novembre 2012, questo è tutto. Una bellissima giornata in campagna ed ecco, vogliamo l'elettricità? Volendo ce l'abbiamo. Arrivederci a tutti, alla prossima.